categoria Radio Podcast. Passiamo alla premiazione dei radiocomunicati e la prima categoria è quella dedicata proprio ai podcast. Vediamo quindi le nomination. Eccole qua. Allora, Due Mani in Più, Coop Lombardia, We Love, Ali Supermercati, Power Stories, Storie di persone e di energia. And the winner is... Power Stories, storie di persone ed energia. Vediamo subito il video. Ci sono storie in cui conta più di tutto l'energia delle persone, l'energia da dare e da ricevere, l'energia che ci lega gli uni agli altri. Le raccontiamo in Power Stories, storie di persone e di energia, il podcast che abbiamo creato per Viessmann, leader nei sistemi di riscaldamento, climatizzazione e fotovoltaico. Uno storytelling per accrescere la awareness di un'azienda sempre innovativa, anche nella comunicazione. Una serie che si rivolge a tutti i target Viessmann, installatori e progettisti, famiglie, stakeholder e dipendenti. In ogni puntata, la voce di Giorgio Tartaro conduce il pubblico alla scoperta di un luogo, di una storia personale, di una passione. Abbiamo costruito un articolato piano di comunicazione per rendere disponibile Power Stories sulle principali piattaforme di podcast e promuoverne la visibilità e il ritorno d'immagine. Chi ritira il premio, Marco? Per l'agenzia IPEM ritira la scultura, l'account director Enrico Sticotti e il diploma Giorgio Tartaro, voce narrante. In rappresentanza delle case di produzione Delta Studios ritira il diploma il copywriter IPEM Maurizio Clemente. Per il cliente Viessmann ritira il diploma la marketing manager Stefania Brentaroli. Eccoli qui! Fa sempre un'ansia, un ospite che si stella sul palco. Benvenuti, grazie per essere grazie qui, mille. Complimenti. Grazie, è stata una bellissima esperienza, siamo molto felici di aver vinto questo premio. Mi fa piacere questa sera ringraziare innanzitutto Viessmann e Stefania Brentaroli qui con noi per averci dato la possibilità di portare avanti un progetto di questo tipo, un progetto molto ambizioso e molto articolato anche nella sua composizione. Mi fa piacere anche ringraziare la voce di Giorgio Tartaro che ci ha accompagnato in questo meraviglioso viaggio e ovviamente Maurizio, uno degli autori che hanno scritto questi episodi, l'altro autore non è potuto essere qui presente, lo ringraziamo, Alessandro Montello, e tutto il team ovviamente all'interno dell'agenzia che ha permesso appunto di costruire questo meraviglioso progetto. Beh, poi i podcast stanno aprendo un territorio nuovo, sì, inesplorato. Sì, è uno strumento, no? Innovativo che ha preso sempre più piede durante, purtroppo, insomma, questa pandemia, quando eravamo nelle nostre case. Devo dire la verità, adesso sta dando dei numeri decisamente interessanti dal punto di vista della comunicazione e serve sicuramente per avvicinare il brand all'utente finale o comunque ai vari stakeholder a cui si rivolge, creando un'emozione, giocando proprio sull'emozione che riesce a generare. Raccontare le storie fa sempre emozionare in qualche modo. Certo, insomma, pensiamo a quando le raccontiamo ai nostri bambini, esatto. Quando li mettiamo a nanna la sera. Esatto, no? Esatto. Bene, allora arrivano i premi e sono tanti, sono diversi diplomi. Eccoli qua, è una scultura. E voilà. E allora ci possiamo avvicinare. Forse vi dovete... Ve li scambiate dopo? Ok, complimenti ancora. Certo. Attenzione al faretto. Sì. Ringraziare, perché questo è un progetto che è nato insieme a Giorgio proprio dal periodo della pandemia. I protagonisti sono delle realtà italiane, quelli artigiani che formano veramente il nostro tessuto economico ed sono un viaggio in quest'Italia del fare, come diciamo sempre. E ci piaceva proprio dare loro risalto e dare spazio, perché sono quelli che comunque portano il calore nelle nostre case. E che spesso non hanno voce. Esatto, no? Che non hanno voce. Grazie per averlo fatto. Grazie, di nuovo. It's not a secret how I feel.